Bianche nuove e più leggere, ecco le nuove porte vinciane, le chiuse che separano il canale Navicelli di Pisa dalla Darsena toscana del porto di Livorno, la cui gestione è tornata dopo 23 anni alla regione toscana, passata dal comune di Pisa all'autorità portuale regionale. E il presidente della Toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli hanno fatto un sopralluogo per verificare il funzionamento dopo i lavori della società Navicelli S.p.A. Le nuove porte sono state costruite con un finanziamento regionale di 430.000 euro e contestualmente sono cominciati i lavori di dragaggio della Darsena toscana. La Darsena toscana diventerà, come abbiamo già detto, entro il 2019 fruibile fino a 7.000-8.000 teu, che è una dimensione già abbastanza grande. E questo mi pare un risultato importante, l'abbiamo fatto dalla regione perché giudichiamo il porto, il settore industriale, produttivo e occupazionale strategico per la città di Livorno e anche per tutta la Toscana. Oltre alle nuove porte che sono state installate, abbiamo anche un appalto in corso per quanto riguarda poi il desabbiamento in continuo, quindi questo ulteriore fattore a garanzia del miglior funzionamento. Quindi penso che la scelta che abbiamo fatto sia una scelta di grande impegno da parte della Regione, ma che sicuramente darà i risultati che sono auspicati e attesi. L'apertura delle porte vinciane da una parte permette alle imbarcazioni di passare dal mare ai Navicelli attraversando un breve tratto del canale scolmatore, ma dall'altra può contribuire all'insabbiamento del porto a causa del depositarsi sul fondo dei sedimenti portati dallo scolmatore. Questa problematica sarà superata con un programma di aperture e chiusure calibrate affidato dall'autorità portuale. Terminati i lavori delle nuove porte, la Regione Toscana ha preso in carico la struttura e per il servizio di movimentazione delle porte, ovviamente in sincronia con i vari ponti che attraversano questo tratto in Navicelli, si avvarrà dell'autorità portuale regionale. Per far fronte al problema dell'insabbiamento, la nuova gestione provvederà in modo costante alla pulitura dei fondali.